In caso di trasformazione irreversibile di un bene da parte della pubblica amministrazione, solo allo scadere dell'occupazione legittima inizia a decorrere il termine ventennale di cui all'articolo 1158 Codice Civile per poter usucapire il bene. Il dies a quo, dal quale inizia a decorrere il periodo di possesso, ai fini dell'applicazione dell'istituto dell'usucapione, deve essere individuato nel momento in cui il possesso cessa di essere legittimo, con la conseguenza che gli anni di occupazione ne sono esclusi. Inoltre, l'ordinanza che dispone l'inizio e il termine dei lavori implicitamente riconosce la proprietà del privato espropriato, prevedendo la corresponsione dell'indennità a suo favore. I provvedimenti di occupazione di urgenza comportano la mera detenzione della cosa altrui, vuoi perché sono per legge finalizzate ad una pressione del bene soltanto temporanea, in vista della futura emanazione del decreto di esproprio, vuoi perché implicano il riconoscimento della proprietà altrui contemplatio domini, prevedendo la corresponsione di un'apposita indennità di occupazione ai proprietari iscritti negli atti catastali.